gran guarda che cacco che ho ascoltato, mica pizza, che serata, chi? Che serata, che serata. E poi incontrare te, il pirla in una stanza. Hai sentito che nella vita ci vuole culo? Ah, ce l'avevi con me, sì. E tu, ciao. No, adesso... ciao, come dicono i pittori, non potresti neanche mai essere rappresentato tu. Arriverebbero lì e direbbero, ma non pervenuto. Vai avanti, come vai mai? Avanti. Come mai? È aculico. Come stai? Mamma bene, mamma che figo che però Gino Paoli, visto che roba? Mamma mia, sempre uguale. Poi con questi baffi da Asterix e poi questa espressione che non capisci mai se gli sei simpatico o sta per mandarti a fanculo. Non si capisce, vero? Ma noi ci siamo simpatici, io e lui, quindi... Sì. Da tanti anni. E poi sempre uguale anche fisicamente, sempre gli stessi jeans, eh? Sono sempre quelli. Non è ingrassato di un grammo. Continua a mettersi gli stessi jeans. E la Carrà? La Carrà. Mette anche lei gli stessi jeans? Di... No. No, 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 ma anche lei, sì, è sempre uguale. Io ho visto un sacco di mie colleghe che hanno provato a fare il gesto dello scuotimento capelli. E ho visto anche tante teste rotolare sotto i tavoli, eh. Non ce l'hanno fatta. Comunque, va bene Gino Paoli, va bene la Carrà, ma non ho visto nessuno scienziato commentare la notizia della settimana. Ah, ho capito. Beh, sì, perché insomma... Notizia dei buchi neri, sì. No, perché è stata molto commentata, è una cosa meravigliosa. È meravigliosa, ma io volevo uno scienziato. Sì, ma lo adesso devo fare tutto io, no, in questa tu no. trasmissione. Tu no. Tutto io, per no. fortuna che sono preparata. Non è il caso. Per fortuna... Luciana. Che io e la scienza siamo culo e camicia. Ecco, sì. Allora, iniziamo e parliamo di questa storia di... Allora, questa settimana gli scienziati hanno diffuso... la prima foto di un buco nero. Quanto manca alla fine? Ecco, se... Sai che quando è comparsa la foto ho detto non ci posso credere. Tutto pane per i miei denti. Luciana! Insomma, è questa foto... è poesia, ma scusa, l'uomo che arriva a fotografare, ma noi mentre ci occupiamo certo, quotidianamente... Certo, è poesia, di è molta poesia. Adesso ti spiego com'è poesia. Mentre ci occupiamo questo di... buco è di 55 milioni di anni fa. Sì. Cioè, quando sulla Terra... c'era solo Pippo Baudo, praticamente. Sì, sì. Quindi... quindi un buco neanche di primissimo pelo, diciamo, sì, sì, perché sì. Se era così a 55 milioni di anni fa, chissà com'è adesso. Ah. Quindi, allora, cosa è successo? Che gli scienziati di tutto il mondo hanno praticamente sparpagliato 8 telescopi giganteschi. Non li hanno sparpagliati, li hanno messi in punti strategici. Punti strategici. Delle, no, lo spiego perché sono una divulgatrice io. Sì, 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 soprattutto. Una divulgatroce. Sì, una divulgatrice. Praticamente si sono, hanno sparpagliato questi sì, telescopi sì, pazzeschi sì. E hanno fotografato questo buco nero sì, quindi, da tutte le angolazioni, di lato, di basso, di lato, di fianco, sì, aspetta. Sì, aspetta. E poi, insomma, anno dopo anno, mese dopo mese, giorno dopo giorno, sì. Poi la Terra girava. Alla fine hanno messo insieme tutte queste fotografie e attraverso un programma complicatissimo è venuta fuori questa foto del buco nero. Che tutti abbiamo visto. Mandiamo la foto del buco e nero. Che commuove tutti. Ecco. Perché è l'uomo... Luciano. Scusate. Scusate, errore mio. Errore mio, purtroppo, era finita nella cartella buchi neri. Smettila! Comunque lui... Toninelli ha commentato, ah sì, un buco nero, adesso faremo di tutto per chiuderlo. Ecco, va bene. Ci sono passato una volta per andare in Germania passando da Bolzano. Vai avanti! Togliamo questo errore, mettiamo il vero buco nero. Eccolo qua, questo è il buco nero giusto. E qui è nel momento esatto in cui aveva appena inghiottito il parrucchino di Trump. Questo buco nero si chiama M87. E alcuni dicono addirittura che sia un fake, che in realtà è la foto di uno stop di una multipla di notte. Comunque un bellissimo buco, è forse uno dei migliori buchi che io abbia mai visto nella mia vita. Però togli tutta la poesia alle cose. Ma no, anzi, guarda, voglio anche essere politicamente corretta, non lo voglio neanche chiamare buco nero. Oh. Voglio chiamare buco di colore. Guarda. Tra l'altro, questo buco di colore... Brava!
questo buco di colore si trova al centro dell'ammasso della Vergine. E l'ammasso della Vergine non è una cosa porno, no. È un ammasso di galassie, quindi è già strano che un buco nero sia in una galassia della Vergine, di solito non si trova, no? No. Comunque è un bel buco nero un po' arrossato, diciamo. Vai avanti, cambiamo argomento. Avrebbe bisogno di un po' di pasta di Fissan per rinfrescare. Vogliamo. Comunque il buco non è mio, faccia quello che vuole. Vai avanti. Comunque, come dicevi bene tu... Sì. Questa cosa qua conferma la teoria di Einstein, la teoria della relatività. Non so che cacchio voglia dire, ma tutti lo dicono. Tutti lo dicono. E lo ripeto anch'io. Va bene. Ecco, comunque come sono fighi gli scienziati. Gli uomini politici lottano tra di loro per far vedere chi ce l'ha più lungo. Invece gli scienziati allungano il cannocchiale e fanno le scoperte, hai capito? Hai visto? Com'è la vita. E adesso bisogna vedere che cosa c'è al di là del buco. Magari c'è un'altra dimensione, perché sai, del buco sai quando ci entri, ma non sai, cioè, non sai quando ci esci. Esatto. Sarà un'altra dimensione. Sarà un'altra dimensione, chi lo sa, magari con gli strumenti sempre più sofisticati, via via troveremo e andremo a vedere cosa c'è al fondo del buco. Bene. Magari c'è un cartello con scritto succa, per dire. Sì. Chi lo sa? Non possiamo mai sapere. Vabbè. Non possiamo saperlo. Comunque, hai finito? Volevo dire a Piero e Alberto Angela che se avete bisogno, sì, io ci sono. Ecco, prendetevelo. Sono sempre disponibile. Sempre. Vediamo come hanno reagito i nostri politici alla notizia del buco nero. Sì. Vediamo la prima foto. Questo è Tria. È finito nel buco. È più il buco di bilancio questo. Vedi vicino ci sono Di Maio e Salvini. Vai avanti, ma bello. Che non si capisce se lo stanno tirando fuori dal buco o se ce lo stanno mettendo, sì, dentro. Sì. Andiamo avanti. Qui vediamo Salvini che ci fa vedere quanto grande è il buco. Sì. E lui è anche molto esperto, devo dire. Vai avanti. E qua lui dice che non gli piace tanto l'idea del buco nero, preferisce prima i buchi italiani. Va bene, vai avanti. Andiamo avanti, vediamo la prossima. La prossima abbiamo Di Maio, che sta telefonando agli scienziati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, sì, dicendo se per caso vogliono fare i Navigator. Andiamo alla prossima. La prossima abbiamo Berlu, che dice, no, non è vero, Luciana, il buco nero l'ho scoperto io per primo. E tra l'altro ha aggiunto, un buco di 55 milioni di anni fa, per fortuna non l'ho mai incontrato. Vai avanti. Comunque, mentre ero qua dietro le quinte, sì, è arrivata un'ANSA che hanno scoperto un'altra galassia nuova piena di buchi neri piccolissimi. Mandiamo la foto per piacere. Si chiama Bruno 44. È una nuova galassia. Ma siamo ormai ha perso tutti i freni inibitori. Vai avanti, sto andando avanti. Finisci, fai qualcosa. Chiudiamo, vai via, va bene. Chiudi, ecco. Allora, chiudiamo questa storia dello spazio e scendiamo sulla Terra. Sì, e parliamo di questa opera che è comparsa in Piazza Duomo a Milano in questi giorni. Mandiamo la foto. Ecco qua. Sì. Allora, ti dico già subito che non è la pubblicità di uno studio di agopuntura. No. E neanche una poltrona per fakiri. No. È un'opera d'arte che si chiama Maestà Sofferente, non è ispirata alla lombaggine della regina Elisabetta, no, ma bensì un'opera contro la violenza sulle donne. Sì, c'è la poltrona di... Esatto. Tra l'altro, una violenza sulle donne fatta in Piazza Duomo, già è un controsenso, sì, no? Vabbè, comunque. Questa opera è fatta da Gaetano Pesce, che è un artista famosissimo in tutto il mondo, un artista italiano, designer, certo. Esatto, design, ed è praticamente la rivisitazione della sua storica poltrona, che qua viene fatta rosa perché rappresenta il corpo della donna, crivellato da centinaia di frecce, come un nuovo San Sebastiano, diciamo. Sì. Vedete, e lì sullo schienale sarebbero le tette, le poppe, sì, e poi le gambe incrociate così praticamente. Praticamente una nuova versione di poltrone e sofà. Sì. Poppone e sofà, sì, diciamo, poppone e wonderbra. Allora, cos'è la prima cosa che ti ha fatto venire in mente?
È questo il corpo femminile? Che... Cioè, lo vedi così, ti viene tutto in mente il corpo femminile. Ma sì, scusa. No, a me sono venuti in mente gli amici di Maria di Mario Giordano. Ma non è vero. Ma con gli spilli, per quello che poi gli è venuta la voce. Ma non è vero. Comunque le donne si sono incazzate tantissimo. Proprio tantissimo. Che io dico, voglio dire, è un artista, cioè io, insomma... Sceglierà lui di fare quello che vuole, Se il pesce vede l'opera d'arte così, la vede così. Tra l'altro non si può neanche dire che non sia né carne né pesce, perché pesce lo è di sicuro, l'arte è arte. Comunque quello che io ho compreso in questo dibattito è che le donne dicono: ma perché perché fai un'opera per invitare a non fare violenza sulle donne, fai un'opera che è la rappresentazione della violenza sulla donna? Eh beh, per quello, proprio. Cioè un'opera violenta? No, violenta per scandalizzare. Ma io ti dico, sai che cosa vorrebbe, sai che cosa si aspetterebbe una donna? No? Visto che lei è la vittima, sì. A quel punto lì si aspetterebbe un enorme Walter crivellato di frecce, sì. Cioè un pirellone alto 10 metri. Potrebbe essere complementare. Pieno di dardi, allora sì, che sarebbe anche liberatorio, perché ci darebbe a noi che siamo le vittime il bene concreto proprio della liberazione. Della liberazione. No. Ecco. Comunque c'è anche un'altra opera che è dedicata alla violenza sulle donne, vediamola, si trova ad Ancona, è un'opera del 2013 e si intitola Violata. Ecco qua. Che cosa ti fa venire in mente appena lo vedi? Il monumento alla velina ignota, probabilmente, oppure, non so, un monumento a brava Giovanna Brava dopo che ha appena finito di dare il verde al cancello, probabilmente. In realtà è un'opera contro la violenza sulle donne messa lì dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche. Quindi una donna coi vestiti stracciati, le tette di fuori, la borsetta e il culo di fuori. Ma ti sembra possibile? Se... Ma non è un'opera violenta anche questa, capisci? Ma vuoi significare una donna violenta? Ma lo sappiamo com'è, perché secondo me l'effetto che queste cose fanno su una donna è diverso dall'effetto che fanno su un uomo. Noi le percepiamo in maniera diversa rispetto a voi maschi, non che voi sbagliate, ma è diverso. Ok, ne prendo atto. E questa cosa è violenta, secondo me. Allora ti posso dire, va bene tutto, sono state tutte opere fatte in buona fede. Tra l'altro anche l'opera di Gaetano Pesce, quella di Piazza Duomo, costa meno di uno spritz in galleria, sicuramente. Però quello che dico, la prossima volta, secondo me, per fare un'opera contro la violenza sulle donne, forse vale la pena chiamare un artista donna, per capire veramente quanto la prospettiva sia diversa. Bon. Ok, ma vediamo la notizia balenga. Sì. Notizia super balenga che farà piacere a tutti gli uomini. La Corte di Cassazione ha stabilito che d'ora in avanti fare pipì nelle corsie d'emergenza in autostrada non sarà più vietato. No. Estrarre il pene non sarà più penale. Praticamente prima si pagavano 10.000 euro di multa, adesso si può far pipì come se non ci fosse un domani, sì, capisci? Me la sono persa questa notizia, non sono allora, capacito di come... Addirittura pensa che oltre al telepass vorrebbero fare il telepiss. Pensa, che meraviglia. Tra l'altro è una notizia di nuovo utile per voi maschi, soprattutto che potete stare in piedi col rubinetto che la natura vi ha donato, perché sì. Per noi donne è sempre un casino far pipì comunque, sì. Perché dobbiamo sempre scoperchiare il vaso di Pandora, sì, è più scomodo, anche però la posizione, però, che dobbiamo metterci squaccionate, però il nostro pubblico lo sa, non devi spiegare, no, metterci come se cercassimo una blatta sotto il lavandino. Si è capito, no, allora dico, sì. Se vogliamo essere attenti anche alle donne, a questo punto dobbiamo prevedere, lo dico la società autostrade, altri stratagemmi, tipo? Per esempio, non so, dei cespugli finti per occultare il momento di sollievo. Tu metti dei cespugli, le donne scendono, fanno e nessuno le vede. Oppure la colonnina SOS col tasto della gocciolina gialla, tu schiacci e parte una copertura che ti ripara. Distribuzione gratuita dei conetti nei caselli per fare la pipì in piedi, oppure prevedete delle macchine, magari la fucca, che ci siamo in tema,
al posto dell'airbag è il pipi bag, che quando ti scappa tu schiacci un pulsante, sotto il sedile compare il vaso da notte. Comunque volevo dire che ci sono due tipologie invece di maschio che fanno pipì in autostrada. Due tipologie che tu hai studiato? Ho studiato dettagliatamente e ho qui praticamente il verbale delle differenze. Sì. Allora, ci sono due tipologie di maschio. L'abbiamo già detto. Il pisciatore tronfio e il pisciatore timido. Sì. Il pisciatore tronfio è quello che di solito guida una berlina sportiva e sfanala i 180 tutte le macchine davanti, sfiorandogli i paraurti. Sente che gli scappa, sa che non può farla dal finestrino, anche se gli piacerebbe, quindi accelera. Poi vede che l'autogrill è a 20 km e, sapendo che il suo ego è solido ma la sua prostata molto meno, individua una piazzola. Parcheggia, si allontana dalla macchina, si mette al centro in modo che tutti lo vedano, poi si gira di schiena, gambe divaricate, guarda verso l'orizzonte come un rivoluzionario boliviano, mostra la mascella volitiva, il pomo d'Adamo extra large, poi si mette una mano sul fianco e l'altro a reggere l'arnese. Sì. Il Walter è tenuto a mo' di mortaio, posizionato a 45 gradi, Luciano, per zampillare il più lontano possibile. E se c'è un trattore che ara il campo davanti, se ne sbatte, anzi se gli passa vicino gli piscia pure sulla cabina. E se tu lo superi con la tua macchina, lui ti guarda e fa la faccia del... Il pisciatore tronfio è l'uomo che non deve chiedere mai, soprattutto, scusi, dov'è il bagno? Sì. Mezz'ora per riabbottonarsi la patta. Poi mi dovete spiegare perché ci mettete tutto sto tempo. È una lunga storia. A rimettere a posto l'ambaradan, il tubo dell'irrigazione. Vabbè, vai avanti, abbiamo capito, non c'è tutti i sinonimi. Cioè, sembra che... Bisogna ravvolgerlo dritto, se no si piega. Si riabbottona la patta, risale in auto, sgasando il fumo nero di un inceneritore. Un uomo da minzione d'onore. Sì. E poi c'è il pisciatore timido. Il pisciatore timido è partito che già aveva la vescica mezza piena. Nonostante sua moglie gli avesse detto falla Arturo, falla Arturo, che poi ti scappa in autostrada, e lui avesse risposto ma no che non mi scappa, sa che ha la vescica in ebollizione come il radiatore di una Jeep da rally e sa anche che non ce la farà mai ad arrivare all'autogrill. E comunque meglio così, perché farla negli orinatoi con la gente di fianco gli fa venire l'ansia, perché convinti che tutti gli guardino il suo puro sangue e lo giudichino un ronzino. E poi perché lui è uno di quelli che anche la cacca la fa solo a casa sua. In giro mai, pensa che da ragazzo è andato in gita ad Amsterdam con la classe, quattro giorni. Sì. Non ha fatto una briciola. Sì, si è divertito. Quattro giorni a cagometro zero. Sì, sì, sì. Niente. Niente. L'ha fatta poi a casa al ritorno. Ma non vogliamo sapere la gita scolastica, basta. Ma no, per dire la rigidezza della persona. Ho capito, è passato tanto tempo, vai avanti. Comunque, a un certo punto non ce la fa più, tenta un'ultima disperata carta, guarda dietro se c'è una bottiglietta vuota per farla lì dentro ed evitarsi l'onta della piazzola. Ragazzi, io ve lo dico, non c'entrate un water e c'entrate una bottiglietta. Vai avanti. Rido per non piangere. Comunque, trova solo un sacchetto dell'Esselunga e non gli sembra il caso. Intanto la vescica sta per scoppiare, ha le allucinazioni, sente le sirene di Ulisse che lo chiamano per nome e gli fanno psss. A questo punto vede una piazzola, ma c'è già una macchina. Quindi prosegue, ne vede un'altra, ma è troppo piccola, poi un'altra ancora, ma è troppo grande, poi finalmente trova la piazzola giusta. L'Astor piazzola delle piazzole. Si ferma, spegne i fari, spegne il motore, mette le quattro frecce e si guarda intorno come se avesse un cadavere nel bagagliaio. Si avvicina ad una ruota e gli dà due calcetti come se fosse sgonfia per distrarre l'attenzione delle macchine che passano. Poi apre la portiera, sbottona veloce, cerca il Walter e non lo trova. Non c'è più. Dice, ma com'è possibile? Esce. Dalla tensione è diventato microscopico, non lo vedrebbe manco Burioni col microscopio per i batteri. Quindi è una botta di panico, rimessa a destra e a sinistra, finalmente agguanta il piccolo fagiolino indifeso, lo esce, come direbbero gli amici della Crusca, e finalmente la fa.
uno zampillo triste, mesto, tipo putto dell'urogermin. Il getto di un rubinetto quando manca l'acqua. Fatica a non farsela sulle scarpe, la goccia della microirrigazione. Escono più lacrime se ti molli una martellata su un dito. Ma comunque una soddisfazione pari quasi alla vittoria di campionato della sua squadra del cuore. Alza un attimo gli occhi al cielo, in segno di ringraziamento, quando, con la coda dell'occhio, vede arrivare un tir con Padre Pio areografato sulla fiancata e la scritta a LED sul parabrezza Lello Turbo. Lello lo vede, capisce che è un pisciatore timido ed essendo bastardo dentro sgancia la sua arma letale, dà una strombazzata che lo strina. Allora il pisciatore timido fa un balzo all'indietro, dallo spavento la pipì si ferma inesorabilmente, riuscirà a finire quella pisciata solo la settimana dopo previa visita dall'urologo. Quindi, per sintetizzare, per chi viaggia, far pipì sulle piazzole da ora in avanti si può. L'importante è non farla controvento, perché rischi l'effetto nebulizzazione. Chi è debole di vescica può viaggiare direttamente sulla corsia di emergenza e d'ora in poi le corsie di emergenza verranno fatte tutte in fondo a destra. Luciana Littizzetto! La nostra Lucianina, che tempo che fa!